Ciao ragazzi e bentornati su questo canale. Come si vive quando si parte in vacanza in van in famiglia? 4 persone, di cui 2 sono bambine con meno di 4 anni. Bene, in questo video voglio condividere con voi la nostra esperienza che abbiamo fatto in Sardegna. Quali sono le attività che siamo riusciti a fare e come ci siamo organizzati. Ma prima vai con la intro. Ci siamo, dopo mesi e mesi di attesa, finalmente riusciamo a partire in vacanza con il nostro van che si chiama Pelandrum. Dov'è che andiamo? In Sardegna. Stiamo preparando tutte le valigie. Dobbiamo incominciare con la sfida più grande, ovvero farci stare tutto dentro il van. Tutto perché? Che cosa abbiamo deciso di portare? Le biciclette. Quella mia, quella di mia moglie, quella della nostra bimba grande e quella della nostra bimba piccola. L'idea è quella di arrivare là, lasciare il van dentro un camping e poi di muoversi con le biciclette. Le bimbe purtroppo non possono ancora essere autonome sulla strada, anche se le strade che ho visto che ci sono là sono delle strade che ci sono poche macchine che girano, però comunque sia di andare sulla strada non ce la sentiamo ancora come genitori con le bimbe, quindi preferiamo portare comunque il carrello che probabilmente avete già visto nelle video, nelle foto su Instagram. È un carrello della Thule, possiamo caricare 2 bimbi, saranno un po' stretti perché adesso stanno già diventando grandi, però almeno riusciamo a muoverci, ha la sua bandierina e ci permette di andare anche una strada che non sia troppo trafficata, ecco. E non vogliamo mica dimenticarci dei SUP. Andiamo a fare una vacanza in Sardegna, al mare, e non possiamo non portare un qualcosa per andare in acqua. Quindi abbiamo deciso di portare i nostri 2 SUP, che sono un 10 piedi e un altro un 11 piedi. Così vediamo un po' come sono le condizioni meteo. Se ce lo permettono ci faremo qualche giro lì intorno alla zona dove andiamo. Ma parliamo un attimino del campeggio. Doveva avere diverse caratteristiche. La prima è essere in una zona tranquilla, perché comunque andiamo in un posto, l'idea è quella di riposarsi, di dormire la notte. Dormire in van ci vuole comunque una o due notti per abituarsi. Seconda cosa, deve essere vicino al mare. Quando parliamo della Sardegna parliamo anche di tutte le bellissime spiaggette con l'acqua blu, quindi ho cercato un camping che non fosse neanche troppo distante da una zona dove ci sono queste famose spiagge con l'acqua blu. Tutto questo è visto sulle mappe e adesso vedremo quando arriviamo là se corrisponde veramente a quello che ci aspettiamo. Stiamo andando dove? Da dire che per il momento di traffico non ne abbiamo trovato, anzi tutto bello liscio e scorrevole. Ecco, adesso c'è scritto lavori tra 7 km prudenza. Ok, ma comunque da Ventimiglia a Savona il traffico è bello scorrevole. Siamo a Sena, bellin. Ecco la lanterna. Traghetto al posto di partire alle 23 parte alle 22 e ci consigliavano di essere all'imbarco 3 ore prima. Quindi siamo partiti veloci perché ci avevano detto che l'autostrada in Liguria, o comunque per arrivare a Genova, sarebbe stata lunghissima, e così siamo arrivati adesso che sono le 4:40. Vabbè, dobbiamo aspettare 2 ore e mezza, speriamo che magari ci facciano già entrare nella nave. Nave è partita e adesso sono le 11, quindi è ora di andare a fare la nanna con le bimbe. Ora la lista di arrivo al porto di Ognia alle 6:30 e dormiremo poco con le
Buongiorno Sardegna. Siamo in Sardegna. Cosa da fare quando si arriva in un camping è scegliere la posizione del van. E per noi questa cosa qua è la cosa più complicata. L'orientazione del sole. Lunare. Dopo un'ora e mezza di preparativi, un po' di relax. Non c'è niente di meglio che un bel tuffo in piscina. Giorno, ci siamo svegliati e adesso ci prepariamo per la colazione. Il primo giorno abbiamo scoperto che proprio al di fuori dal camping c'è una fermata dell'autobus che ci porta direttamente ad Alghero. Abbiamo così deciso di approfittarne e di andare a visitare la città. Alghero è un antico borgo catalano sul mare, un'infinità di colori e paesaggi, sole e temperature miti tutto l'anno. Quando si passeggia per Alghero, sulle sue secolari mura, tra le sue caratteristiche stradine acciottolate, si percepisce quel fascino tutto particolare che solo le città di mare sanno avere. Un mare sempre presente nel paesaggio e sempre a portata di mano. Un porto turistico dove accanto ai grandi yacht si alternano i colori delle caratteristiche imbarcazioni per la pesca locale e tra le forme e i colori della storia un'infinità di spazi relax dove ci siamo concessi un break rigenerante. È arrivato il momento della verità. Sono riuscito ad avere un'oretta di libero, siamo al praticamente primo giorno, stamattina siamo andati ad Alghero ed ora, visto che le bimbe dormono, ne approfitto per andare a fare un giro con la bici qua nei dintorni per vedere quali sono le spiagge che possiamo raggiungere con la bici e col carrello. L'importante è che non siano troppo trafficate. Ecco, qua c'è una stradina che va a destra. Stradina che porta alla spiaggia, andiamo a vedere. Ok, spero che la stradina rimanga piuttosto così perché il carrello che abbiamo è un modello base della Thule e non è ammortizzato, quindi le bimbe ogni buco che prendono lo sentono diretto. Anche se è una piccola avventura di solo un'ora,
è sempre bello. Sardegna, ragazzi, ma ci rendiamo conto? Sardegna. Eccola lì, Calaviola. Andiamo a cercare un'altra spiaggia. Guardate un po' qua. Cavalli allo stato brado. E adesso il volo. Giorno dopo, una volta fatta colazione, partiamo subito in bici alla ricerca di una spiaggia. Per il momento siamo all'ombra, ma c'è un po' d'arietta fresca. Andando in bici dovremmo avere un po' d'aria. Abbiamo scelto di prendere la strada, quella più scorrevole. Siamo pronti, mamma? Pronte, bimbe? Sì. Andiamo? Sì. Allez. Sì, parte! Controlliamo se siamo sulla strada giusta. Siamo arrivati qua a Villa Romana, solo che la spiaggia è troppo piccola e ci sono le pietre e quindi non la vogliamo. Andiamo un po' più distante alla spiaggia di Mugoni. Te gusta, mamma? Lasciamo le bici qua e portiamo il carrello in spiaggia. Il giorno dopo ne approfittiamo per stare un po' in campeggio e rilassarci. E poi il pomeriggio parto a farmi un giretto. Ci rifacciamo un po' di bici. Obiettivo: andare ad Alghero a fare un po' di spesa. Mi sono portato un pacchettino con me, la mia grande bimba. La temperatura è piuttosto elevata. Ho solo una borraccia dietro con me. Cerco di dosarla. E poi quando arriverò ad Alghero ci sarà la ricompensa. Un
bel gelato. C'è ancora una salita leggera, è lunghissima. Fa un caldo boia. Quando la strada comincia a diventare piuttosto trafficata, ecco che come per magia appare una pista ciclabile sulla sinistra. Fantastico! Ragazzi, costruiamo piste ciclabili dappertutto, tutto il mondo deve essere pieno di piste ciclabili. È il futuro della mobilità, ragazzi. Allora, per chi volesse proprio fuori dal Ghero, appena uscito dal paese, quindi vedete qua c'è la rotonda che poi mette dentro la città, si trova il sentiero ciclo escursionistico Tre Monti, Palmavera, Murone, Desaus. Vi faccio vedere la mappa. Da come ho visto sulla mappa, questo percorso è un anello. E credo che questo sia un parco naturale proprio in mezzo alla macchia mediterranea. È bellissimo. Ecco, io quando vedo queste piste ciclabili sono proprio contento, perché penso che sia un ottimo modo di esplorare, di conoscere nuovi posti rispettando la natura, in un modo un po' più lento, volendo, rispetto a un bus, rispetto a un trenino. Chiaro, forse non per tutti, perché sono un po' di salite e un po' di discese, ma oggi anche le bici elettriche permettono di fare questi percorsi con tranquillità. Saluta amore, fai ciao! Vedo che la mia signorina si è addormentata. Adesso il primo pezzo di ombra, mi fermo perché è meglio tirargli giù il tendalino perché è pieno sole in faccia. Percorrendo la strada si arriva poi di fianco al villaggio nuragico Palmavera. Ebbene, siamo alla giornata di venerdì, oggi partiamo per nuove avventure in questo modo. Alla scoperta di nuove spiagge! Stiamo andando a visitare adesso la spiaggia di Portoferro, che si trova un po' più a nord rispetto al camping dove siamo. Guardate qua che roba!
troppo contenti, bellissimo. Siamo quasi arrivati alla spiaggia di Portoferro, ma prima di arrivare qua abbiamo visto una paninoteca, un food truck. Una persona ci ha detto è buonissimo, e quindi come facciamo? È l'una, bisogna andare, no? Salsiccia, pecorino e pomodoro liscio. Questa paninoteca è stata come un'oasi nel deserto dopo il caldo, tirare il carrello con la bici sotto il sole. Arriviamo, bim, paninoteca, bim, birra ichnusa al limone, gelata, spettacolare. Intanto che le bimbe mangiano, io ne approfitto per fare un volo con il drone. Ed ecco che cosa ne è venuto fuori. Dopo questo volo coloratissimo, decidiamo di continuare per la nostra strada e di andare verso la spiaggia di Portoferro. Bella fresca, si sta benissimo. Acqua azzurra, acqua chiara. E comunque l'acqua ha un potere magico. Io lavoro con il mare e ogni volta che vedo delle persone che entrano in acqua, se non sono da sole, esce sempre il sorriso in bocca. Ogni volta. Magico. Ebbene, giornata finita, sono praticamente le 8 di sera e adesso ce ne torniamo al camping. Cavalli. Siamo
da soli per strada qua, è bellissimo. Stiamo tornando a casa dal van, dal nostro Pelandrù. Abbiamo un po' tirato a lungo questa giornata qua in spiaggia, ma era troppo bello. Poi c'era il tramonto che andava sull'orizzonte, quindi non ci siamo tanto resi conto dell'ora. E adesso dobbiamo arrivare al camping prima che faccia buio. La luce è questa. Sono le 21:30, siamo arrivati al camping dopo questa bellissima giornata di spiaggia, di sole, di mare, di sup, di bici. Ci abbiamo messo tutto dentro. Ed eccoci, quello che facciamo oggi è un bel giro in barca. Allora, abbiamo affittato questa barchetta da un ragazzo che si chiama Marco, che gestisce questa aziendina di affitto di barche turistiche. Questa qua è la più piccola, però a noi va benissimo e penso che vada anche bene per due coppie. Penso che il prezzo sia giusto se si pensa che in un giorno si può navigare dalle 9 del mattino fino alle 19 di sera a 120 euro. Se si pensa che sia in 4, sono 30 euro a testa e ne vale veramente la pena, soprattutto con questo panorama che abbiamo intorno. Adesso andiamo diretti a Capocaccia, quello lì di fronte a noi che è il gigante che dorme guardando all'insù. Capocaccia si trova all'incirca a mezz'ora 40 minuti dal porto di Alghero, navigando a una velocità di una dozzina di nodi senza andare troppo forte. Noi abbiamo previsto di andare dietro a Capocaccia, dove c'è un'isola che si chiama l'isola Foradada, dove Marco ci ha spiegato che c'è una bella grotta da visitare, quindi andiamo subito in quella direzione lì, anche perché vedo che il vento sta iniziando ad alzarsi, è ancora leggero, siamo ancora a una decina di nodi, ma via, spero che non aumenti, non diventi poi troppo forte. Ed eccoci al maestoso Capocaccia! Ecco, subito dopo troviamo le grotte di Nettuno, che noi purtroppo non possiamo andare a visitare perché comunque sono state rese protette per un servizio turistico importante. Intanto vi faccio vedere un po' il panorama. Che spettacolo, ragazzi! La natura è incredibile. Guardate qua. Un nuovo capitano qua sulla barca. Il nome tra l'altro è quello giusto, Marina. Dov'è che siamo, Marina? In vacanza. In vacanza, è giusto, ma siamo a Cala dell'Inferno. Dove siamo, Marina? L'inferno. Brava, Cala dell'Inferno. Lasceremo adesso Capocaccia per andare poi in direzione di Dragunara, che sarebbe poi l'entrata di Porto Conte. Penso che poi lì metteremo l'ancora, mangeremo e magari ci facciamo anche un riposino, bagno, eccetera. Tra
tra poco saremo a Torre del Bollo e Dragunara. La cosa bella di questo periodo è che non ci sono neanche tanti turisti, non ci sono troppe barche. Siamo nel mese di giugno. Che posticini magici. Oggi per pranzo abbiamo previsto degli alici marinati e dei pomodorini ripieni al tonno. Stiamo chiudendo in bellezza perché poi domani si parte. Abbiamo subito ritrovato il ciuccio, per fortuna. Allora ragazzi, ringraziamo tantissimo Marco di Experience che ci ha fatto fare questa bellissima esperienza, professionale, paziente, veramente un servizio top. Grazie. Grazie Marco. Grazie. Giornata finita, riprendiamo il bus e ce ne torniamo al nostro campeggio. Bene ragazzi, siamo sulla strada del ritorno, siamo arrivati alla fine della nostra vacanza outdoor in famiglia qui in Sardegna. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi ringrazio di essere arrivati fino alla fine a guardarlo. Noi ci vediamo presto qua sul canale, se avete domande o qualsiasi questione non esitate a lasciare dei commenti qui sotto e ci vediamo presto qua sul canale florules.com. Ciao!